tutti, sta per iniziare GCN Italia Show! Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Scusate la scarsa brillantezza quest'oggi, ma siamo reduci dall'addio al celibato di Giorgione, che il 14 settembre si sposerà di nuovo, seconda volta, se si può dire, ma l'ho detto. E abbiamo fatto una festa a coi fiocchi, però abbiamo fatto un po' di casino e alla fine ci sta, bisogna festeggiare questo evento importante. Giorgio, ti sei divertito? Molto, grazie. Abbiamo fatto festa, insomma, senza esagerare, abbiamo fatto un po' tardino, però vabbè, ci può stare, eh? Comunque non siamo così tanti in hangover, stiamo un po', insomma, un pochino. Non siamo pochino. Brillantissimi, saremo però comunque all'altezza dello show. Riusciremo a fingere nella maniera migliore. Via con la puntata. Lead story, radioline sì o no? Oggi parleremo di un argomento che è stato fonte di dibattito negli ultimi anni. È giusto usare le radioline in corsa? Limitano troppo lo spettacolo? Oppure aiutano magari anche nell'ambito della sicurezza? Oggi cercheremo di vedere quali sono gli aspetti positivi e negativi dell'utilizzo della radio in gara, ma ripartendo dai negativi, che sono quelli che vedono un po' tutti da fuori, ossia che sembra che i corridori siano radiocomandati, ossia le decisioni tattiche non vengono prese dai corridori, ma vengono prese dal direttore sportivo in ammiraglia, oppure tra i corridori stessi, il capitano che dice al proprio gregario che andatura a tenere in salita, oppure sulla fuga, fermare i corridori davanti, farli rientrare, insomma. Domenica alla Vuelta è successo un episodio singolare, c'era Soler della Movistar solo in testa alla corsa a 5 km dalla conclusione, Quintana con Pogacar che inseguivano e praticamente è stato ordinato a Soler, che poteva vincere la tappa, secondo me non l'avrebbe vinta, però di rialzarsi, di rallentare per aspettare Quintana, che poteva guadagnare in classifica sugli immediati inseguitori, rivali diretti. Soler però non l'ha presa assolutamente leggermente contrariato, cioè ha proprio mandato a quel paese il direttore sportivo e era veramente innervosito, cioè, sì. Ha fatto anche delle reazioni plateali. Sì, anche troppo. Anche troppo. Non è professionale. Te, Giorgione, sei il direttore sportivo, reagito? No, lì, allora, probabilmente c'è un problema alla base della Movistar, perché queste cose le abbiamo viste un po' troppo spesso quest'anno anche la Tour de France, è una squadra che tende un po' verso l'anarchia, hanno corso molto bene al giro, ma poi al Tour e anche a questa Vuelta stanno correndo un po' in modo strano, non lo so, non mi sembrano creativo, molto ordinati. In modo molto creativo. Il vantaggio di avere una radio è poter coordinare il lavoro di tutta la squadra nel migliore dei modi. Io sono stato anche direttore sportivo per qualche corsa con la Cofidis al Giro di Polonia, parlavamo con i corridori, riusciamo a gestire la tattica al meglio con la radio. Togliere la radio a un direttore sportivo è un po' come mettere la museruona, come si dice, parlare a un allenatore di calcio. Esatto, se l'allenatore può comunicare con i propri giocatori durante la partita, il direttore sportivo dice: perché io non posso comunicare ai miei atleti il momento in cui vogliamo attaccare, in cui poi c'è una tattica che viene decisa prima della partenza, sì, e viene messa poi in pratica durante la corsa, perché la radiolina serve non solo per dire al corridore quando attaccare, ma anche succede poco quello, c'è anche la nostra vita di ciclisti, è difficile che ti dica, sì, il direttore sportivo adesso attacca. Devi avere le gambe e ci sono una serie di cose che devono funzionare, ma il direttore sportivo informa su quello che è il percorso che stanno affrontando i corridori. Potrebbe avvisare, non so, tra un chilometro c'è una strettoia, quindi mi raccomando, che poi tutti lo dicono, quindi state davanti perché c'è una strettoia, quindi tu 170 corridori che lottano per prendere, ad esempio, al Tour quest'anno, il punto chiave davanti. Quando è stata neutralizzata la tappa, i corridori sono stati informati per radio, perché se la giuria doveva passare, sì, tutti i corridori, tutti i gruppetti, no, a dire di fermarsi. In ambito sicurezza comunque è molto utile, sì, diciamoci, sì, la verità. Utile. Poi può limitare lo spettacolo in alcuni momenti, perché poi ci sono altri momenti in cui la corsa è spettacolare e i corridori usano le radio, i corridori attaccano, magari può succedere che un corridore si sente bene quindi dice attacco, oppure lo attacca senza dire niente. È successo anche questo. Mi è successo alla Leopard un anno, ho visto che la strada c'era una situazione con vento molto forte alle spalle, stavamo andando tutti lungo il percorso che era parecchio rettilineo, sapevo dalla mappa che c'era una curva a 90 gradi e quindi il vento sarebbe diventato laterale. Allora ho chiesto per radio ai miei compagni: volete divertire un po'? Mancava ancora tanto l'arrivo, però a me piaceva la situazione, volete divertirvi un po'? Ma sì, dai, siamo venuti tutti davanti,
abbiamo girato la curva e abbiamo fatto esplodere il gruppo. Eh sì, perché quando c'è il vento della direzione giusta puoi veramente fare esplodere il gruppo. Poi non è servito a nulla, nel senso ci hanno ingiuriato tutti perché siamo a 150 km dall'arrivo. Abbiamo ingiuriato perché siete cattivi persone. No, comunque, una cosa che io non sopportavo della radio è quando il direttore metteva troppo stress, continuava a dire state davanti, mi raccomando, state davanti, e è una situazione che crea stress, perché lo so anch'io che devo stare davanti e che sarebbe la cosa più indicata, però a volte mancano le gambe, a volte comunque ci sono anche gli altri 170-180 corridori che lottano per fare la stessa cosa che gli altri direttori hanno detto ai propri corridori. Quindi si creano situazioni, anche tante volte le cadute di gruppo sembra, si dice, che siano dovute anche a questo stress che i direttori mettono in corridore. Beh, così il ciclismo professionistico porta così. Alla competizione, i direttori sportivi fanno la loro parte della competizione motivando i loro propri corridori a dare il meglio. E a volte io però sono pro radio. Anche io, decisamente. Cioè, ci sono punti a favore, punti... No, poi ti dico, da direttore sportivo in ammiraglia senza radio ti senti veramente impotente. Cioè ti senti proprio uno che guida la macchina e può intervenire solo in caso di incidente. Con una radio riesci a gestire una corsa, riesci a vedere le immagini TV dalla macchina, mentre sei in corsa riuscire a comunicare ai corridori molte più informazioni, insomma, è diverso. Vabbè, per chiudere questa lead story, una domanda. Voi cosa fareste se foste a capo dell'UCI, di chi decide? Rendereste le radio sempre obbligatorie, comunque nelle gare World Tour, oppure togliereste tutto? Fatecelo sapere nei commenti. Race News! Si è conclusa la prima parte della Vuelta ed è stata fino ad ora una corsa abbastanza scoppiettante. Un po' fuori controllo. Sì, tanta anarchia, tante fughe numerose che sono andate via nei primi chilometri e abbiamo visto anche chi potrà ambire al successo finale. Sì, probabilmente se la giocano Quintana, Lopez e Roglic, sono i tre più forti. Valverde, Pogacar, non lo so, Valverde un po' per l'età, Pogacar idem. Perché è troppo giovane, troppo vecchio, esatto. Però sicuramente potranno essere l'ago della bilancia della sfida tra questi tre big. Sì. Roglic soprattutto senza la caduta iniziale la cronometro squadra adesso sarebbe in maglia rossa, Pogacar avrebbe meno distacco, però diciamo che Quintana e Lopez forse sembrano quelli più adatti per una Vuelta così dura. Basti pensare che dopo la prima settimana, dopo le prime 9 tappe, la maglia verde c'è la Quintana, la maglia di miglior... quello che ha più punti più nella punti, classifica. Sì, punti, che di solito... Stavo dicendo miglior velocista, sì, ma no. Non fanno le tappe per i velocisti, ci sono state 2 tappe, una l'ha vinta Bennett, l'altra l'ha vinta Jacobsen al photo finish su Bennett. L'altra che poteva essere buona è arrivata alla fuga, ha vinto Arndt, sì, quindi sì, è difficile. Tappe incontrollabili. E anche le tappe per velocisti finora hanno fatto 1500-1700 di dislivello. Esatto. Che, insomma, sì, ormai i velocisti attuali li superano facilmente, ma non è proprio una comunque tappa sarà piatta. Sarà interessante vedere come andrà a finire questa Vuelta. Mi raccomando, potete seguire i nostri highlights che produrremo tutti i giorni per voi con una bella sintesi di tutto quello oppure che succede. Oppure iscrivervi a Aerosport Player e guardare la diretta di Magrini e Gregorio, ve l'abbiamo già detto, lo ridiciamo. Mondiale mountain bike in Canada, che ha visto vincere per l'ennesima volta, perché si tratta del 14° titolo iridato, lo svizzero Nino Schurter, che tra l'altro in carriera ha portato a casa anche 6 coppe del mondo. 6 coppe del mondo, un oro olimpico, un argento olimpico e un bronzo olimpico, quindi atleta straordinario. Ottimo il quinto posto di Gerhard Kirschbaumer. Tra le donne invece ha vinto Pauline, esatto. Tra le donne ha vinto Pauline Ferrand-Prévot, che torna ad altissimi livelli dopo un incidente e una gravidanza, anche lei 6 ori ai mondiali di mountain bike, 1 in ciclocross e 2 ori su strada, quindi fantastica. Ha fatto una bella serie dei campionati del mondo. Deutschland Tour, possiamo chiamarlo anche Giro di Germania? Sì, va bene. E la breve corsa tappe tedesca ha visto vincere Jesper Stuyven. A 3 secondi nella classifica generale è arrivato il nostro Sonny Colbrelli, che ha anche vinto l'ultima tappa, invece 12 secondi Yves Lampaert. Bretagne Classic, la corsa World Tour francese con partenza e arrivo a Plouay, ha visto il successo di Sepp van Marke della IF. Al secondo posto Tijs Benoot e al terzo Jack Hale. Omloop Mandel Leyle, Shell de Mulbecke e Grote Prijs Jef Scherens Rondom Leuven. Madonna, che pronuncia belga fiamminga, che è ballone, c'hai tutte le sfumature. Non lo so, ho letto quello fantastico. Che c'era scritto. È tornato alla vittoria Nicolò Bonifazio, che ha fatto doppietta in queste 2 piccole classiche belghe, torna alla vittoria dopo mesi di digiuno.
Siamo contenti per lui anche perché si è imposto in volata su un gruppo bello numeroso e guerrito di belgi nelle loro corse di casa, quindi complimenti a Nicola Bonifazio. GCN Italia Tech, abbiamo una domanda di Simone Cuozzo. Giorgio risponde, l'ha scritto in fondo, vabbè. Ciao ragazzi, mi spiegate il Ceramic Speed? Ho visto qualche video in spagnolo, ma non sono riuscito a comprendere come funziona. Grazie. Beh, Giorgio risponde, siete grandi. Ah, Ceramic Speed è un'azienda. Io penso che tu ti riferisca al nuovo sistema di trasmissione di Ceramic Speed, che normalmente lo vediamo nelle rotelline del cambio, nelle pulegge, nei movimenti centrali, però ha ideato un nuovo tipo di trasmissione senza catena, ma con cardano, che a quanto pare offre numerosi spunti tecnologici interessanti. Difficile da spiegare, però Giorgione sarà presente a Eurobike e andrà da Ceramic Speed apposta per voi, per mostrarvi questo miracolo tecnologico. Sì, saremo presenti nella più grande fiera mondiale di biciclette, almeno più grande fiera europea sicuramente, e vedremo tutte le novità per il 2020 e faremo parecchi video, quindi mi raccomando continuate a seguirci e a scrivere le vostre domande qui sotto con l'hashtag Giorgio risponde, Alan risponde, quando volete. Tutti rispondono. I tuoi commenti! Oggi ce li hai gli occhiali, eh? Eh sì, siamo a Bergamo, a Bergamo vanno di moda gli occhiali e... Già, non capisci niente di moda, che dai, falso fammi che leggere sei, i commenti. Dimenticati l'altra volta, no, va, leggi, no. Leggi. Allora, Mattia Vellutini, la nonna di mia moglie urlò a Gimondi in gara mentre stava frottando la salita. Forza, che arrivi sempre secondo! Si fa... Lui si girò e rispose, accontentati, nonna Lilia al top. E anche Gimondi top, risposta pronta, la risposta così, è stata pronta, esatto, fantastico. Luca Campagnaro, oh, bellezze. Anche voi avete smesso, come mai? L'abbiamo già detto in altri show, io ho smesso per, possiamo dire, vecchiaia, perché comunque a 34 anni, se non sei Valverde, e comunque sei in una squadra, non ero assolutamente Valverde, assolutamente, facevo troppa fatica, il fisico non era più al massimo come in altre stagioni, e sinceramente mi mancava anche lo stimolo per fare i sacrifici dell'atleta, e quindi ho deciso di smettere a fine stagione. Invece ho smesso da giovane a 25 anni soltanto perché ho avuto un sacco di problemi fisici, da quando sono passato prof ne ho avute di tutti i colori, non sono mai riuscito a emergere, l'ultimo anno è stato un disastro, però mi ero già laureato, avevo già lo studio pronto e potevo iniziare a lavorare. Ho deciso però lui ha studiato, lui ha studiato però, io no. Allora, Miorafeuni, va bene? Date più riferimenti, per favore, di questi eventi per tutti, come quello in Austria. Date più riferimenti, per favore, di questi. Ma sono un po' troppe virgole, secondo me. Vabbè. Si capisce, però. Vuole sapere di più sugli eventi che organizza GCN. Sto perdendo lucidità, non sono più un campione olimpico, addirittura commenti. Vissuto grandi, comunque, Mauro. Sì, potete seguire GCN Events, che... C'è la pagina apposta su Instagram, ma anche web. C'è il proprio canale, esatto, e lì sono tutti gli eventi che organizza GCN, speriamo che i prossimi saranno anche per quest'anno in Italia, non ne organizzeranno più, ricominceranno il prossimo anno. Con un bel ritiro invernale, solito gennaio-febbraio lo fanno, e quello è veramente Mallorca, bello, comunque sì. Restate aggiornati guardando la pagina web. Colle Mazzaro 5, Giorgio e Alan rispondete, per gli iscritti su YouTube avete un obiettivo da raggiungere, per esempio 100.000, o vi basta divertirvi a fare video? Continuate così, vi meritate 1 milione di iscritti, grazie. E la cosa che mi piace di più di voi è che riuscite a fare video seri, ma ci fate anche divertire molto, siete i migliori, grazie mille. No, non c'è un obiettivo, c'è quello di comunque di crescere e ovvio, più cresciamo, più riusciamo a produrre contenuti ancora di qualità maggiore, quindi è uno stimolo in più sicuramente crescere per produrre sempre qualcosa di più bello. E voi continuate sempre a seguirci e a dare consigli anche, sì, perché sì, noi sì. Seguiamo anche i vostri consigli per fare le puntate a volte, Allora, Davide Maiorano, Giorgio risponde, ciao GCN Italia, volevo chiedervi se potreste fare un video dove spiegate il ciclo computer, le sue funzionalità e i pregi e i difetti, ma non solo, sono contenta, cioè Davide, fare un paragone con varie case produttrici e constatare il ciclo computer che ci si addice a 19. Vabbè, un saluto, siete grandi, continuate così. Beh, no, lui ci ho già scritto più volte, allora ho deciso di rispondere a questo commento. È un po' difficile perché sul mercato sono una marea di ciclo computer, è difficile fare una comparativa su tutti,
Potremmo spiegare comunque, se noi abbiamo Wahoo, è partner del nostro canale, potremmo spiegare fare una puntata su Wahoo, come usarlo al meglio, magari come impostare le pagine, quali elementi visualizzare, quello si può fare. Quello si può fare, cerchiamo di accontentarti. Qui c'è un commento doppio. Dai Giorgio, ma perché? Allora, Lorenzo Catania dice, siete fidanzati? E io penso che Lorenzo intendesse, cioè se anch'io Giorgio ha pensavo. La sua fidanzata e ha la sua fidanzata. Però interviene Diego Garzino che dice, credo che siano solo amici. Fantastico, Diego. Confermiamo l'ipotesi di Diego Garzino. Ma io non confermiamo, so. Sì, siamo solo amici, non c'è niente. Guarda, amici, colleghi, io ho la mia ragazza, Giorgio si deve sposare a breve e quindi non farò saltare il matrimonio, Giorgio. Grazie. Hai capito? Io non so se Diego magari se si scherza, però non ho messo neanche una faccina. No, siamo... Andiamo avanti. Vabbè, ok. Questo è un commento invece all'episodio GCN Italia versus GCN in Espagnol parte 2. Mi raccomando, cliccate nel link qua per vedere il video se non l'avete ancora visto. Allora, Alessandro Moretti, dove è scappato Alan dopo che ha fatto mettere piede a terra Giorgione? A, Groenlandia. B, Australia. C, sta ancora vagando senza meta. D, è stato ripreso da Giorgio. L'ha ripreso. Giorgione l'ha ripreso e mi ha portato qua per fare lo show. E vabbè, ragazzi, è capitato. Ovviamente è dispiaciuto un pochino, però era anche giusto che la vincessero. Prima o poi, cioè, io non l'ho fatto apposta, però dai, siamo uno pari. Poi anche loro, il loro canale che deve crescere. Giusto. Se andavamo a battervi ancora non era proprio il massimo. No, era... poi con Maya tutta incerottata. È tutta incerottata, è giusto così. Dai, alla fine abbiamo messo a posto così. I commenti sono finiti anche per questa puntata. Mi raccomando, continuate a scriverci, a commentare e basta. Caption Challenge, la sfida celibatesca, ho coniato la celibabile nostra... sono parole che non esistono, però era per dire, per collegarmi al nostro addio celibato che avevo fatto recentemente. Allora, a vincere è Alberto Giunipero, la mia faccia da 35 settimane. Oh, ma che davvero ho vinto la caption, sto commento qua, arimortacci. E caro Alberto, stavolta finalmente Vita Borraccia arriva. Eccola la foto di questa settimana, vede questi tre soggetti, non sappiamo chi siano, non so, secondo me è un addio al celibato. Sì, ma non ho presente, sono vestiti un po' così in maniera strana da bici, insomma. Vabbè, comunque sono un po' imbarazzato, non mi vengono in mente possibili caption possibili didascalie, quindi fate quello che volete. Siete laureati in Caption Challenge, quindi via coi commenti. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo 36esimo GCN Italia Show. Mi raccomando, come sempre, lasciateci un bel like se il video vi è piaciuto. Qui questo potete trovare la puntata contro gli spagnoli di cui abbiamo parlato prima, così potete vedere le nostre gesta. Lo shop online, mi raccomando, oggi abbiamo portato una piccola parte di negozio anche qui nel nostro studio improvvisato. Così potete seguire i nostri highlight sulla Vuelta con le maglie, tante belle magliette della Vuelta. Oppure, se vi è piaciuta così tanto questa edizione della corsa spagnola, potete prendervi anche una bella felpa, che questo inverno ve la farà ricordare. Fa comodo, sì. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando. Alla prossima puntata. Ciao.